Andrà tutto bene, puntata numero 208. Lunedì 11 maggio 2020, sono le 14:57. Di nuovo Gioacchino Norati e di nuovo Alessandro Ippoliti. Alessandro, sempre buon pomeriggio, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, Gioacchino, e buon pomeriggio a tutti voi. Il nuovo giunto a questo punto telefona alla famiglia o direttamente a te. Abbiamo detto che per essere autorizzato a telefonare passa del tempo, quindi lui potrebbe stare male per alcuni giorni senza effettivamente poterlo comunicare all'esterno. Questo può accadere. Allora, è chiaro che sì, può accadere, però bisogna dire anche una cosa, Gioacchino, che nel momento in cui una persona viene attinta da misura cautelare o viene arrestato, la prima cosa che gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dire alla persona è che è un suo diritto e o facoltà chiamare una persona di sua fiducia o il suo avvocato per comunicare quello che sta accadendo. Quindi, nel momento in cui una persona viene attinta da misura cautelare o viene arrestata, la persona stessa può chiamare o la madre o il marito o il fratello o lo stesso avvocato al quale rappresentare questa situazione. Quindi di fatto già dice quello che sta accadendo. Poi certo all'interno dell'istituto c'è tutta una procedura che poi andremo a vedere. D'accordo, e andiamo a vedere questa procedura. Quindi la persona detenuta chiama il familiare o chiama te, ammettiamo il caso che ti chiami e ti dica: Alessandro, sto molto male, la mia situazione psicologica, la mia situazione medica, patologica non mi consente di stare qui, cioè di rimanere più precisamente andando a ripescare. Se faccio in tempo, che cos'era il 285 codice di procedura penale? Sì, quella è Ecco, la custodia della cautelare in custodia carcere, esatto. cautelare in carcere dice le condizioni in cui io verso dal punto di vista psicologico, in cui verso dal punto di vista di salute, non mi consentono di rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria in modo sereno, perché io sono allontanato dal normale consorzio umano, no? Perché? Perché devo rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta di misure cautelari, quindi c'è bisogno di cautela. La cautela dovrebbe essere uno strumento anche, come dire, non soltanto verso i magistrati, ma soprattutto anche verso la persona, in questo caso ancora indagata, non imputata, come dice il Certo, codice. Tra l'altro anche il codice abbiamo visto. ma Ok. esattamente, ma a fronte di ciò, Gioacchino, io ti vorrei leggere a tutti i telespettatori, così è molto più chiaro, l'articolo 286 bis del codice di procedura penale, soprattutto il comma 3, è un articolo in cui si parla del divieto di custodia cautelare. Cioè in questo articolo il legislatore ci spiega quando la custodia cautelare deve essere sospesa, non può essere applicata o deve essere rinviata, quindi differita. Rispetto alla questione della salute, della quale noi stiamo parlando, il comma 3, ascoltami. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di quell'articolo 275, comma 4 bis, quindi le condizioni patologiche della persona e via discorrendo, ovvero, scusate, esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio Sanitario Nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275. Questo cosa sta a dire? Che se la persona che mi chiama e mi dice: avvocato, sto male, io ho una pregressa patologia documentata da cartelle cliniche e via discorrendo, io che cosa posso fare? Posso andare immediatamente nella cancelleria del GIP, depositare tutta questa documentazione e già in quella sede
chiedere un differimento o sostituzione di misura o trasferimento in un luogo idoneo per la cura, e addirittura se il giudice mi dice guarda, voglio prima fare l'interrogatorio nei 5 giorni, io chiederò che l'interrogatorio venga fatto nel più breve tempo possibile e in quella sede ribadire ulteriormente, dopo che già ho depositato tutta la documentazione sanitaria, che il mio assistito non può rimanere in carcere perché c'è una incompatibilità oggettiva tale per cui ne chiedo il trasferimento in un luogo di cura, quindi in un ospedale, o addirittura la scarcerazione con una misura più idonea affinché il suo diritto di salute venga assolutamente rispettato. Domanda che ti avevo fatto anche alla puntata precedente: il GIP quanto tempo ha per rispondere in questo caso? No, in questo caso è chiaro che deve rispondere in maniera veloce, comunque tutto deve stare nei 5 giorni dell'interrogatorio di garanzia, perché se io dal momento in cui come dire, deposito la documentazione il giorno dopo che la persona è stata catturata e che mi dice che sta male, e comunque il giudice deve, o prima dell'interrogatorio di garanzia, ma quasi sempre lo fa nell'interrogatorio di garanzia, nel giro di 2 o 3 giorni, insomma, esperienza professionale, ho visto, ha sempre deciso. Benissimo. E cosa succede? Quando, per essere poi ancora più chiari, se la persona è una persona socialmente pericolosa per reati gravi, il giudice che cosa può fare? Dispone il trasferimento in ospedale, ma se c'è un concreto pericolo di fuga può in qualche modo disporre il piantonamento ad opera della polizia penitenziaria. Cioè la persona sta in ospedale sicura, però ci sono i poliziotti che lo controllano. 286 bis codice di procedura penale, divieto di custodia cautelare. Esattamente, quindi comma 3, quindi 286 bis comma 3. Il comma 3 è quello che ci riguarda di più, perché poi nel primo comma si parla di persone che hanno l'HIV, per carità, malate, si parla di madri con figli, però nell'aspetto generale della medicina il comma 3 è quello che io vedo essere più pertinente, insomma. Attenzione però, perché forse il comma 1 potrebbe anche esserci di soccorso in questo caso di Covid-19, perché il comma 1 recita testualmente: l'incompatibilità sussiste, virgola, ed è dichiarata dal giudice, virgola, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, e quindi potrebbe anche essere il caso questo del coronavirus. Ecco, ancora una domanda prima. Questo 286 bis, quindi vale, quindi queste garanzie a tutela del detenuto che potrebbe stare male, che dovesse stare male. Queste garanzie sono soltanto a tutela del detenuto in custodia cautelare o anche del detenuto in generale? No, è chiaro che qui parliamo della custodia cautelare. È chiaro che poi le, come dire, caratteristiche di ordine generale, noi per le persone che sono ristrette, le troviamo negli articoli 146, 147, 148 del codice penale. Qui parliamo di un aspetto tecnico della misura cautelare in fase di indagine. Se poi vogliamo andare a parlare in generale, diciamo, i nostri baluardi di riferimento sono gli articoli 146, 47 e 48 del codice penale, nei quali noi abbiamo il differimento, la sospensione obbligatoria, facoltativa e via discorrendo, se voi poi li vedremo, della pena, quando la stessa pena praticamente viene eseguita da un soggetto gravemente malato, d'accordo, che quindi risulta essere incompatibile con le cure e quindi con il regime carcerario. Benissimo, allora il 285 si applica per la custodia cautelare, il 146, 147 e 148 per i condannati definitivi, così si dice? Esatto. Per essere chiari è così. Dal punto di vista costituzionale, se non sbaglio,
ma qua non lo so, veramente dovresti venirmi in soccorso, per coloro che sono sottoposti alle misure di custodia cautelare si dovrebbe applicare il 13,4, il 13,4, credo, il Allora, guarda, 13,4, ecco, lo leggo il soltanto un 13, attimo, lo leggo sì, solo leggilo tu. un attimo. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. 13,4. Prego. Esattamente. Allora, 13,4, ma io aggiungo anche il successivo. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. D'accordo. Che succede? Cioè che prima con il vecchio codice la misura cautelare era una cosa pazzesca, era cosiddetta ad libitum, cioè decideva il giudice istruttore chi mandava in carcere, non aveva nessun obbligo di interrogarti, non c'era nessuna garanzia e tu rischiavi di farti anni di galera senza che il giudice ti avesse mai ascoltato. Bellissimo quel film di Alberto Sordi, non so se l'avete Eh visto, sì, pazzesco. detenuto in attesa di giudizio. E lui dice: ma io qui che sto a fare? Il giudice non lo sentiva, cioè mezzo. Dice: ma non è il posto mio, che faccio qua io? Invece adesso, con il nuovo codice, fortunatamente, anche riprendendo spunto dalla Costituzione, innanzitutto il giudice mi deve interrogare entro 5 giorni se sto in carcere, entro 10 se sono agli arresti domiciliari. Altrimenti la misura perde efficacia. E poi comunque è previsto il Tribunale del Riesame delle Libertà che prima non c'era, ma cosa più importante, oggi ci sono i termini, cioè una custodia cautelare è a termine e se entro tali termini la giustizia, il magistrato non fa ulteriori atti, che adesso non ti vado a dire, tale per cui possa essere raddoppiata, eccetera, eccetera, la persona deve uscire dal carcere. Perché mi sembra un aspetto di civiltà e di diritto. Cioè io voglio andare in carcere dopo che un giudice mi ha giudicato nei 3 gradi di giudizio e ha detto Alessandro Ippoliti è colpevole, è giusto che vada in carcere, non in misura cautelare, dove oltretutto il processo ancora non inizia, ma è solamente una fase investigativa. Quindi non c'è dubbio che la Costituzione qui ci aiuta. D'accordo. Adesso che cosa dovesse accadere se dopo, per esempio, l'interrogatorio di garanzia, il detenuto dovesse accusare il colpo per pregressa malattia oppure per un'insorgenza di una malattia anche di tipo psicologico, perché credo anche una malattia Bravo, psicologica, esattamente. psichiatrica, una malattia. Che Allora, Gioacchino, cosa qui è un accada? punto dove si parla tanto del sistema giustizia, del sistema penitenziario che non funziona. Tu sai meglio di me che i detenuti suicidi ogni anno in Italia sono tanti. C'è tanta gente purtroppo in carcere si toglie la vita. E questo non c'è dubbio che per quanto mi riguarda, a livello proprio di difensore, di giurista, è una sconfitta dello Stato. Perché per me il carcere deve essere, innanzitutto ci devono andare le persone che sono state giudicate con sentenza definitiva e quindi il ricorso alla misura cautelare in carcere deve essere proprio un'estrema ratio, una cosa di una percentuale che deve essere secondo me bassissima. Invece adesso purtroppo nei nostri istituti più del 50% sono in attesa di giudizio. I definitivi sono di meno rispetto a quelli in attesa di giudizio. Molti dei quali addirittura in misura cautelare. Ma poi c'è un altro problema, ripeto, dei suicidi, perché il sistema penitenziario all'interno delle carceri lo sappiamo essere molto fatiscente. Cosa succede? Succede che nel momento in cui una persona che viene ristretta accusa dei danni psichiatrici e psicologici, dobbiamo immediatamente richiedere una consulenza nostra di parte per poi dimostrare al giudice che a questo punto nominerà un perito che la persona ristretta non può essere più ristretta in carcere perché sta soffrendo a livello psichiatrico e psicologico delle gravi patologie, tale per cui la sua vita è seriamente messa in discussione, cioè compromessa, può fare, diciamo, atti malsani, tanto c'è vero che all'interno degli istituti di pena, tu sai meglio di me, gli atti di autolesionismo sono tantissimi. E a quel punto se ne chiede una misura alternativa, magari con, ripeto, la detenzione domiciliare, se è definitivo, o arresti domiciliari, se è misura cautelare.
restiamo sempre nella misura cautelare. Alla prossima puntata.